Microcriminalità e degrado nei centri storici. Gli ultimi episodi avvenuti nella zona della stazione di Santa Maria Novella a Firenze hanno indotto il prefetto ad accelerare l'attuazione di un piano di rafforzamento della sorveglianza. Grazie ad un coordinamento interforze, una pattuglia perlustrerà la zona 24 ore su 24. Emilia Lettura. Alcuni commercianti lo hanno definito il Bronx. Il quadrilatero intorno a Santa Maria Novella, raccontano, di notte diventa terra di nessuno. Violenze, aggressioni, rapine e spaccio. Una situazione degenerata negli ultimi mesi, per la quale il Ministero era già intervenuto con l'invio a Firenze alcune settimane fa di 13 agenti di polizia in più. Da oggi invece si entra nel vivo di un piano di intervento deciso dal prefetto di Firenze, Valerio Valenti, dopo l'ultima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La zona tra Piazza Indipendenza e via Palazzuolo ha già da questa mattina una pattuglia in perlustrazione costante, in aggiunta a quelle già in servizio. Ad iniziare sono stati i carabinieri, ma ad alternarsi sui quattro turni saranno anche polizia, guardia di finanza e polizia municipale. Una copertura 24 ore su 24 attraverso uno sforzo interforze. Sono molto fiducioso, ha spiegato il prefetto, che questo impegno produrrà i suoi effetti. In aiuto al personale, i 13 agenti mandati appunto dal ministro e gli altri 38 previsti in arrivo a giugno. Da venerdì anche l'inaugurazione della stazione dei carabinieri di Santa Maria Novella negli spazi dell'ex scuola Marescialli. Un nuovo presidio fisso di sicurezza e una pattuglia mobile in controllo costante. Il piano della prefettura però va avanti con il coinvolgimento delle categorie commerciali in un accordo al quale si sta lavorando. Steward e telecamere di sorveglianza fuori dai locali per combattere la microcriminalità.